Ben ritrovati amici ancora una volta dai Verdi Marti. Oggi andremo a capire come scaricare ed installare il software Grinta PC, software karaoke della M-Live, per Mac e PC ovviamente. Oggi prenderemo in esame la versione per Mac. Andiamo nel sito www.songservice.it. Ok. Nella parte principale, dove vedete le immagini che scorrono, se torniamo indietro, vedrete, ecco, Grinta PC. Clicchiamo. Questa è la pagina per scaricare appunto Grinta PC, sia sul PC che sul Mac. Allora, io ho il mio account, nel frattempo quindi mi registro. Vediamo. Grazie alla mia password, non adesso, esatto. Vedete, sono quindi con il mio account Aber. Adesso vado a scaricare per Mac, la versione per Mac, la versione 2.1. Clicchiamo, consento, ed ecco qui che parte il download del file Grinta PC Mac.zip. Ok. Aspettiamo un secondo che scarica tutto quanto. Ok, usciamo dalla pagina a tutto schermo, mettiamo giù e andiamo nella cartellina download. Vedete Grinta PC 2.1, clicchiamo una volta. A questo punto parte la verifica del file e si apre questa cartella. Trasciniamo l'iconcina del computer col microfono dentro la cartella applicazioni e voilà, il gioco è fatto. Allora, Grinta PC è ottimizzato per Mac Intel, ma non ancora per Mac con il chip M1. Ovviamente non è un problema, perché partirà il traduttore delle app Rosetta 2. Allora, andiamo a vedere. Quindi tra le mie app, guardate, ecco le app. Andiamo a cercare Grinta. Vediamo, eccola qui. Grinta PC. Clicchiamo una volta, diciamo di sì, che è un'app attendibile. Si dovrebbe aprire, adesso sta traducendo tutto. E parte. Andiamo lo stesso, ok. Andiamo a fare il login. Il login, ovviamente, la nostra mail e password che abbiamo dentro il sito Song Service. Quindi, vediamo. Ecco qui. E adesso andiamo ad ingrandirla un pochino, vediamo, ingrandiamo un po' tutto quanto. Questo è diciamo il programma. Adesso dovremo andare a capire come andare a installare i suoni aggiuntivi, perché anche quello è diciamo un problema. Andiamo a capire come fare. Allora, andiamo sulle opzioni, quindi ok, il dispositivo. Oh, guardate un po', se andiamo qui appunto sull'ID dispositivo e quindi la user, quindi sono già loggato come user ID e password, io ho il mio abbonamento e posso andare sul modulo G-Sound MIDI, che sarebbe appunto l'espansione per far sentire molto molto meglio i file MIDI, quindi una sound banking della M-Live. Andiamo a cliccare prova gratis, vediamo quello che succede, ci rimanda nel sito, attenzione, vedete che abbiamo 15 giorni di tempo per provarla e invece se la vogliamo comprare, acquistare, il prezzo è di 69 euro, che sarebbe il prezzo di lancio, dopodiché andrà a 89. Ok.
qui ecco ci dice appunto che il G-Sound è compatibile con Grinta PC versione 2, dalla 2 in poi. Ci sono 182 suoni più 18 drum kit e lo spazio richiesto è di 425 mega. Se andiamo qui riusciamo anche a vedere tutti i suoni dettagliati. Adesso torniamo un attimino indietro, torniamo indietro che non ci interessa questa cosa, e andiamo a fare prova gratis. Oh, hai ottenuto 15 giorni di prova gratis e qui, ecco qui che l'iconcina di Grinta PC salta, andiamo a vedere. Ecco, è partito il download automatico dentro all'app che avevamo aperto prima, Grinta PC, del G-Sound. Vediamo, aspettiamo un attimino, non abbiamo una connessione velocissima, però era per farvi capire come andare a installare quindi non solo il Grinta PC ma anche il modulo sonoro G-Sound. 10%, vediamo, esatto. Possiamo anche andare a tutto schermo qui, non ci fa andare adesso. E torniamo un attimo nel frattempo che lui sta installando tutto. Quindi abbiamo detto, ricordiamo che la prova gratuita è per 15 giorni e si può installare dall'app 2.0 in su. Se lo vogliamo acquistare a un prezzo di lancio di euro 69 invece di 89, quindi uno sconto del 22%. E ovviamente tutti i suoni che abbiamo a disposizione. Ricordiamoci, attenzione, di fare sempre il login nel sito con il nostro account Song Service, altrimenti lui non ci riconosce, non sa chi siamo, ok? Quindi loghiamoci col nostro user ID e password, e infatti vedete qui sopra Eber, e a questo punto possiamo andare a scaricare e comprare e fare tutte le cose che facciamo normalmente. Ripeto, il modulo, secondo me questo G-Sound, dà una marcia in più ai MIDI file, davvero davvero importante. E ricordiamo anche che appunto il Grinta PC è gratuito, l'espansione, quindi con i suoni un po' più belli, ovviamente si paga qualcosa di più perché c'è un grande lavoro dietro appunto il discorso della MLive, proprio perché insomma non è facile creare una sound banking che suoni bene e adatta a tutti i MIDI file. Ecco qui, vediamo, qui ha già fatto, vediamo un attimo, quasi fatto, 45%. Però poi andremo a allungare questo video e voglio capire un attimino se poi dopo riusciamo a vedere se è installata proprio dentro l'applicazione. Quindi voglio portarvi fino a fine installazione proprio per capire e per dare un'idea un po' più chiara, visto che me l'avete chiesto in tanti, di come andare a installare questo G-Sound. Alcuni hanno avuto problemi, alcuni non partivano l'installazione, eccetera. La versione per Windows è identica, quindi non dovreste avere problemi, identica proprio in tutto e per tutto. Una volta loggati dentro la nostra app, ci reindirizza al sito della Song Service, ci loghiamo dentro anche lì e possiamo fare il download della prova gratuita del G-Sound. Quindi stessa identica procedura che abbiamo fatto adesso con il nostro Mac. Aspettiamo un altro po', vediamo. Siamo al 70%, già qualcosa. Vediamo, Ovviamente questo programma legge i MIDI file, legge le MP3, legge i testi degli accordi, insomma, tutta la situazione della MLive, si può legare al proprio account, quindi no, il proprio abbonamento, il Song, per avere tutti i brani a disposizione, sia MIDI che MP3, eccetera, eccetera. E potete anche far suonare MIDI file vostri, quindi non per forza dell'MLive, ecco questo voglio dire, quindi un po' generico. È un programma semplice, quindi non è un programma che va a fare editing avanzato di tante cose, ma perché è proprio voluto questa cosa, no? È proprio voluta questa cosa qui. Perché? Perché è un programma diretto, un programma semplice, è un programma che deve ecco, andare subito al sodo. Vediamo, siamo al 90%. 90%.
guardate, vi porto proprio alla fine del video. Vediamo se 93, 94, così andiamo a vedere se l'espansione poi è stata installata e dove, vi porto a capire dove vediamo se il G-Sound è installato o meno. 99, ecco, adesso automaticamente qui nella finestra account vedete modulo G-Sound MIDI prova gratuita a 15 giorni. Se andiamo sulle impostazioni, guardate, dispositivi MIDI, G-Sound MIDI Module, che è questo qui. Quindi adesso tutte le basi suoneranno con le basi MIDI, attenzione MIDI, suoneranno con la sound banking del G-Sound della MLive. Detto questo ragazzi, mi raccomando, pollice in su, iscrivetevi al canale. Un saluto grandissimo da Eber Di Marti. Ciao!